Oggi siete un patto di collaborazione con ben 12 associazioni e enti di Castellamonte per la gestione dell'orto sociale. Assolutamente sì, è un risultato che tutta l'amministrazione del Comune di Castellamonte ritiene incredibile. Questo perché è stato un grandissimo salto in avanti di gestione dello spazio dell'orto sociale. Siamo passati dall'utilizzo quasi esclusivo di 2 o 3 associazioni a questa firma di un patto di collaborazione che vede coinvolti 12 enti, fra enti pubblici, associazioni e privati cittadini. È uno strumento molto bello e interessante, si fonda addirittura sulla Costituzione, l'articolo 118, che promuove la libera iniziativa dei cittadini, che deve essere tutelata e incentivata dalle amministrazioni, dalla statale a quella comunale. Noi crediamo di averlo fatto, ovviamente il Comune parteciperà a questo tavolo di collaborazione per la gestione dell'orto e vedremo in futuro cosa ci riserverà. Quindi si può dire veramente un passo innovativo per il territorio, visto che è poco utilizzato come strumento? Decisamente sì, in Italia sono ormai qualche anno che si utilizza lo strumento del patto di collaborazione, nato grazie all'associazione Lapsus che ha ideato un pochino questo metodo di gestione degli spazi, però in Italia sono ancora pochissimi patti di collaborazione, ci sono alcune città molto più grandi di Castellamonte che in realtà ne fanno uso da anni e in maniera vincente, penso al caso di Bologna, al caso di Firenze ma anche Milano. Qua nel territorio canavesano c'è qualche esempio sul comune di Vrea, ma appunto siamo fra i primi e questo non può essere che un motivo comunque di orgoglio per l'amministrazione. Un altro motivo d'orgoglio è che ha lasciato positivamente sorpresa l'amministrazione comunale che fossero ben 12 gli enti e le associazioni ad aderire. Certo che sì, quando noi abbiamo emesso l'avviso pubblico per ricercare questi enti che decidessero di collaborare con noi per la gestione dell'orto di Camillo, ci aspettavamo una risposta, ma di sicuro non così grandiosa. 12 enti, con enti anche di un certo spessore, di una certa corposità, quale l'Istituto Scolastico di Castellamonte, il CIS38, non ce lo aspettavamo e appunto siamo molto felici di questo e unendo tutte queste competenze, queste particolarità, siamo convinti che riusciremo a fare molto bene.